Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il delizioso rotolo Hurricane. Letteralmente dall'inglese Hurricane significa uragano, perché quando si vanno a sovrapporre due impasti, quello alla vaniglia e quello al cioccolato, e si vanno a creare delle ondine sopra, poi quando lo si taglia si dà proprio l'effetto del centro del ciclone. Oggi andiamo a vedere insieme come lo si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 110 g di farina 00, 100 g di zucchero semolato, 6 albumi, 6 tuorli, 60 ml di olio di semi di mais, 60 ml di latte intero fresco, 15 g di cacao amaro, 30 ml di latte bollente, 50 g di zucchero semolato, un cucchiaino di lievito per dolci, mezzo cucchiaino di cremore tartaro, un pizzico di sale e la scorza di un limone. Per prima cosa prendiamo una boule bella capiente e ci versiamo dentro i nostri tuorli e 50 g di zucchero semolato. Poi li mescoliamo per bene. Abbiamo aggiunto i 60 ml di olio e adesso andiamo ad aggiungere i 60 ml di latte e continuiamo a mescolare il tutto per bene. Poi aggiungiamo la farina, il lievito e il sale e continuiamo a mescolare. Dopo aver aggiunto tutta la nostra farina, mettiamo il composto da parte, prendiamo il cacao e i 30 ml di latte bollente, li versiamo dentro e mescoliamo tutto per bene finché non diventa un composto omogeneo. Dopo aver finito di mescolare per bene il cacao con il latte, mettiamo il nostro composto da parte, prendiamo una boule bella capiente, perché ci dobbiamo occupare degli albumi che versiamo dentro, assieme al cremore tartaro. Poi iniziamo a mescolare per bene il tutto aiutandoci con un mixer. E aggiungiamo i restanti 100 g di zucchero in tre fasi, continuando sempre a mescolare. Ogni tanto fermatevi a guardare la consistenza del vostro composto, perché non deve essere troppo montato. E quando vedrete che il becco si muove, vuol dire che è pronto. A questo punto iniziamo ad aggiungere il nostro albume d'uovo montato con lo zucchero al composto con i tuorli d'uovo che avevamo precedentemente fatto. Mescoliamo con movimenti lenti da sotto verso sopra, proprio in questo modo. Continuiamo così finché non finiamo tutto il nostro albume. Dopo aver amalgamato per bene tutti e due i nostri impasti, dobbiamo mettere 200 g del nostro composto da parte. Fatto ciò, prendiamo un po' di impasto da quella parte di 200 g, proprio così, e la mettiamo nella ciotolina con il cacao, poi mescoliamo per bene. Adesso aggiungiamo tutto il nostro composto di cacao al nostro impasto di 200 g e mescoliamo tutto per bene. Ora al nostro impasto bianco aggiungiamo la scorza di limone. Poi mescoliamo il tutto con movimenti lenti da sotto verso sopra. Ora siamo arrivati alla parte più divertente di tutta la nostra ricetta, perché dobbiamo creare l'uragano. Prendiamo una teglia di 37 cm x 32 che abbiamo già tappezzato con carta da forno, ci trasferiamo sopra il nostro impasto bianco e lo livelliamo per bene. E dopo aver livellato per bene il nostro composto bianco, aggiungiamo quello al cacao sopra e lo facciamo arrivare un po' dappertutto. Ora, con moltissima delicatezza, senza toccare la parte bianca, andiamo a far arrivare dappertutto il nostro impasto con il cacao. Ora prendiamo un semplice coltello, ma che abbia la fine leggermente arrotondata, e andiamo a creare dei disegnini, proprio così, in larghezza, avanti e indietro, avanti e indietro. E continuiamo così su tutta la superficie.
Una volta arrivati in fondo, procediamo orizzontalmente. Ora prendiamo la nostra teglia e la sbattiamo due volte sul piano di lavoro. Poi cuociamo il tutto a forno normale, 170 gradi, per 15-20 minuti. Per la farcitura del nostro hurricane ci serviranno 150 g di cioccolato fondente, 75 ml di panna fresca non zuccherata, 100 g di lamponi freschi e una bustina di tè al gusto di lamponi. Per prima cosa immergiamo la nostra bustina di tè dentro la panna, mettiamo il tutto a scaldare nel microonde, ovviamente coperto con un piattino, e quando avremo tolto il tutto dal microonde lasciamo il tutto in infusione per 10 minuti. Passati 10 minuti di infusione, aggiungiamo il nostro cioccolato e mescoliamo il tutto per bene. Ed ecco qui la nostra torta appena sfornata, adesso la tiriamo via dalla nostra teglia. Ora, così come lo copriamo con un foglio di carta da forno, prendiamo i due lati dalla parte della carta da forno della nostra torta e di quella nuova e con un movimento veloce la giriamo. Ed eccola qua. Il nostro rotolo è ancora caldo e adesso ci mettiamo la ganache su tutta la superficie e la stendiamo per bene. Ora aggiungiamo i lamponi in tutta la lunghezza. Ora lo avvolgiamo su se stesso accompagnandoci con la carta da forno. Proprio in questo modo. Il più stretto possibile, ragazzi, mi raccomando. Ok, ci siamo quasi. Perfetto. Ed ecco qui un altro rotolo. Ora lo lasciamo riposare in frigo. Ed ecco qui il nostro rotolo Hurricane dopo 3 ore di riposo in frigo. E noi volevamo farvi vedere anche come si presenta dentro. Guardate che meraviglia, ragazzi, sembra proprio l'occhio di un ciclone. Ma guardate che meraviglia di Hurricane che ci è venuto, ragazzi! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa meraviglia di un rotolo Hurricane. Ragazzi, veramente è qualcosa di spettacolare, è buonissimo, leggero. La parte del cacao si sposa perfettamente con quella alla vaniglia, è soffice come una nuvola. Poi si sente leggermente quel retrogusto di cioccolato dato dalla ganache e l'aspro del lampone che va a completare il tutto. Insomma, ragazzi, veramente una meraviglia assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, e mi raccomando, attivate la campanella!